collaborare al monitoraggio istituzionale facendo delle segnalazioni anche dal basso su eventuali scostamenti rispetto a quelle che sono le scadenze intermedie, perché a questo punto insomma, mancano pochi mesi, 15 mesi, quindi è chiaro che rispetto anche delle scadenze l'accelerazione che si sta dando a creare il progetto Pompei è importante. E, inoltre, voglio ricordare che i progetti del grande progetto Pompei sono anche monitorati sul portale Open Coesione, che è un portale di monitoraggio di tutti i progetti finanziati dai fondi strutturali d'Europa e che non a caso è finanziato sempre dal Con Governance e Assistenza Tecnica nella stessa linea con cui è stato finanziato Pompei, quindi di supporto all'azione amministrativa responsabile della programmazione europea. E peraltro sullo stesso portale è monitorato anche Open Pompei, perché noi monitoriamo ma siamo monitorabili a nostra volta. E quindi mi piace concludere pensando che ho affrontato quindi la tematica di aumentata trasparenza, ma in realtà quello di cui ho parlato riguarda anche il ruolo sociale, perché anche attraverso i dati amministrativi e non solo quelli scientifici, gli archeologi possono essere produttori e promotori di cultura. Grazie. Paola, che ci ha illustrato appunto questo aspetto della trasparenza. E legata alla trasparenza vorrei ritornare al campo della tutela, invitando qui Mirella Ser Lorenzi, perché i dati sugli appalti, su come lavorano le ditte, cioè tutto questo mondo che è anche economico è strettamente legato all'archeologia ed è strettamente legato al mondo della tutela, perché poi cioè, chi si trova in una grande città come Roma tutti i giorni penso a dover gestire cantieri eccetera eccetera e ad avere problemi. I dati aperti e la tutela insomma non sono un argomento proprio leggero leggero, ecco. Però l'esperienza del SITA, di questo lavoro che è iniziato parecchi anni fa e che con molte resistenze anche lì all'inizio, ma piano piano sta facendo avanti, mi sembra estremamente interessante. Quindi passo la parola a Mirella che ci mette insomma in relazione open data e tutela. Intanto buongiorno a tutti, volevo esprimere il senso veramente di grande, grande felicità dopo aver sentito Anna Colonticello e il professor Osanna per le cose che si stanno muovendo in questa direzione e questi grandi progetti che finalmente includono a pieno titolo anche il Ministero. Ovviamente la situazione di Roma è una situazione pur se città da centro dell'impero che però paga lo scotto di una tradizione molto consolidata, nonché di non aver beneficiato degli ultimi ingressi di archeologi di nuova generazione e quindi chiaramente ragioniamo con una mentalità che è ferma a qualche decennio fa. Volevo solo dire, anche se non sono le cose di cui mi occupo all'interno della sovrintendenza, che anche la sovrintendenza di Roma, in qualità del fatto di essere diventata autonomia di bilancio, a partire dal 2007 pubblica gare e bilancio e quindi dal punto di vista della trasparenza dal punto di vista amministrativo sul portale della sovrintendenza è possibile acquisire questi dati, ovviamente non così strutturati e così organizzati come quelli che ci hanno appena presentato per Pompei, però se non altro diciamo la trasparenza in questo si è cercata anche all'interno della sovrintendenza di Roma. E lo stesso dicasi per il grande patrimonio documentale che riguardano le fotografie, per cui il sito di Photostar ormai da 5 anni, che ha beneficiato anche di un progetto europeo, mette a disposizione scaricabile tutte le foto, il grande patrimonio digitale della sovrintendenza di Roma.
quello di cui vi voglio parlare io in maniera molto breve invece è legato alla strutturazione dei dati archeologici e quindi al sistema informativo territoriale che ha creato a partire dal 2007 la Soprintendenza di Roma. Ora io sarò molto breve e non voglio diciamo in questo poco tempo entrare in merito alla strutturazione del sistema, tra l'altro presentato già in varie altre occasioni abbastanza noto a tutti. Riprendevo i temi che il nostro coordinatore della giornata ci ha inviato su una riflessione e come dire ho fatto i compitini da brava allieva dove appunto i vari temi su cui dobbiamo parlare appunto open data e bene comune su cui diciamo ci soffermeremo anche se velocemente open data e tutela ma anche open data e ruolo sociale open data ovviamente e trasparenza. Vado avanti, avevo messo questa diapositiva che riassumeva il quadro normativo ma che Anna Ponticello ci ha raccontato in maniera molto più chiara, quindi non mi soffermo. Entro invece all'interno dell'argomento più specifico sugli open data riferiti al sistema informativo territoriale archeologico. Perdonate la diapositiva ancora in inglese che non è utilizzata all'ultimo IEA Istanbul e non ritradotta. Ovviamente questi sono i campi della scheda dell'origine dell'informazione dove tutti questi dati sono liberi ad eccezione ovviamente della coppia di dati indirizzo nome della persona fisica che per la legge sulla trasparenza non possono essere mostrati. Questa scheda mostra anche un po' la storia dell'indagine archeologica dal punto di vista amministrativo alla quale sono stati aggiunti anche per ovviamente la produzione dei nuovi dati i dati del costo della ricerca archeologica perché poi in futuro è importante, fondamentale che noi possiamo monitorare e valutare questo aspetto della ricerca. Ecco appunto mi avevano messo con l'animazione i campi appunto che sono non visibili e poi abbiamo in dettaglio la scheda che è il descrittore del dato archeologico che è la scheda di partizione archeologica che ugualmente ha tutti i campi aperti proprio perché non vi sono diciamo elementi di sensibili che possano in qualche modo creare alcun tipo di problema. La scheda di partizione archeologica diciamo, va a comprendere ovviamente una descrizione che deve essere riassuntiva di quello che è il dato archeologico dal punto di vista territoriale. Una delle cose che infatti diciamo come noi consideriamo il sistema informativo territoriale archeologico di Roma, al di là del fatto che ci auguriamo che venga allargato in varie direzioni con il contributo di una collettività di contributori che possano essere l'università, il CNR, liberi studiosi, e che ovviamente, anche perché conoscere Roma come potete ben immaginare è un'impresa quasi impossibile e quindi dicevo noi consideriamo questo sistema informativo in maniera molto sintetica un catasto archeologico della città di Roma. Perché dico questo? Perché la prima necessità della soprintendenza era costruire una carta archeologica in relazione con il territorio da mettere a disposizione in prima istanza ai pianificatori e quindi creare una pianificazione della città che fosse realmente condivisa e che tenesse conto dei valori culturali presenti per essere inseriti in una progettazione sostenibile ma che anche diciamo, ponesse un'attenzione sulle qualità culturali del territorio. Quindi abbiamo sin dall'inizio eliminato gli approfondimenti della ricerca perché per poter mettere masse di dati infinite, anche se diciamo straordinarie, considerate che in 7 anni di lavoro abbiamo
digitalizzato 240.000 oggetti, grazie anche al fatto di avere la possibilità di pagare 10 persone che fanno questo lavoro a tempo pieno, quindi anche diciamo, una possibilità e una nuova professionalità, diciamo, un modo di dare lavoro a professionisti esterni. Quindi chiaramente il dato doveva essere estremamente sintetico. Questi saranno, diciamo, come è organizzata la piattaforma e quali sono i set di dati che a brevissimo, proprio diciamo, a fine anno, saranno a disposizione di tutte le persone. Abbiamo avuto un problema di ritardo infrastrutturale che è il motivo per cui diciamo, non erano scaricabili ancora i set di dati in formato aperto, come invece diciamo, è d'obbligo per l'open data. Queste sono le licenze utilizzate da SITA, quindi CC0 e CC BY o ShareAlike, quindi a seconda del tipo di dati, e veniamo diciamo, a una serie di riflessioni che abbiamo fatto con tutto il gruppo di lavoro con cui lavoro e mi confronto diciamo, quotidianamente su quelle che sono le problematiche vere che ancora dobbiamo sciogliere. Proprietà intellettuale dei dati derivati dall'archeologia preventiva che diciamo, mappa ha risolto in qualche modo, ma per esempio è un modello non proponibile per Roma per poter esporre low data, e qui invece faccio appello diciamo, ai dirigenti del Ministero che vedo in questa sala di come dire, fornire delle linee guida chiare su questo argomento. MAPPA diciamo, ha utilizzato il fatto di chiedere l'autorizzazione ai produttori di raw data per essere pubblicati, e che è chiaramente un modo, ma immaginate che noi abbiamo 1 milione di pratiche per i dati pregressi di 30 anni, andare a ritrovare tutte le persone che hanno prodotto quei dati è, una, cioè è quello diciamo, un secondo lavoro e quindi è impossibile. Quello che noi ci stiamo chiedendo e diciamo, lo metto sul tavolo della discussione odierna, se estrapolare comunque da questi dati, diciamo, considerare che alcuni dati non sono dati proprietari ma sono dati legittimi che devono essere aperti e quindi come tale non deve servire l'autorizzazione alla pubblicazione, altrimenti noi come dire, ci incardiniamo in un'ulteriore pastoia burocratica dalla quale non usciremo mai. Il diritto di pubblicazione per i liberi professionisti, che in parte diciamo, è stata chiarita dalla circolare 10 della Direzione Generale, per cui capire però come gli operatori che lavorano sui cantieri di archeologia preventiva, ma è quella l'archeologia, visto che il 90% dell'archeologia italiana è l'archeologia preventiva, possano collaborare con una dignità di professione a diciamo, contribuire alla propria conoscenza archeologica. Qui però c'è un grande problema istituzionale, il funzionario responsabile di area è il responsabile scientifico della ricerca e è colui che imposta la ricerca, no? E qui diciamo, dobbiamo risolvere questa dicotomia. Perché se uno scavo è largo 1 metro per 2, è il direttore della ricerca che dice ampliamolo, riduciamolo o usiamo una determinata metodologia. Quindi diciamo, il professionista esterno, sia nel bene che nel male, purtroppo sottiene no, a quello che è l'indicazione da parte della direzione dei lavori. Quindi pure questa cosa probabilmente andrebbe rivista e andrebbe trovata una formula che diciamo, elimini questo passaggio.